Decoro urbano, stiamo vedendo che Nicosia sta diventando più bella, no? Quantomeno era uno degli scopi di questa amministrazione, migliorare il decoro urbano. Verso che strada si sta muovendo questa amministrazione? Sì, il tentativo, ovviamente noi in campagna elettorale, ma anche dopo, abbiamo detto che vi sono delle linee guida per quanto riguarda questa amministrazione. Lo sviluppo, che dovrebbe passare attraverso il rilancio dell'artigianato e il rilancio dell'agricoltura, e per la quale abbiamo in cantiere diverse attività, soprattutto per il recupero del decoro urbano. Già alcuni segnali sono stati dati, la villa di Via Umberto, il recupero di quel muretto, adesso le fioriere in via Fratelli Testa. Noi pensiamo praticamente che si sia data più dignità ad una delle vie più belle del circondario. A noi piacciono quelle fioriere, piacciono le piante che sono state messe. Comunque vorrei dire ai cittadini che qualora si rendessero conto che nelle fioriere, nei fiori, sono all'altezza della strada, noi siamo disponibili a fare marcia indietro, a toglierle e a ricollocarle altrove. Così come se fossero da impedimento, intralcio per qualche servizio tipo carrozzine o passeggini, ovviamente siamo disponibili a rimisurarle e a ritratteggiarle. Però su indicazioni, le fioriere sono state messe su indicazione di alcuni architetti che ci hanno collaborato e ovviamente prevedendo le misure idonee affinché non ci fossero disagi per i cittadini. Passeggini Passeggini sì, automobili no però. sì, automobili no, ma infatti lo scopo era proprio questo, quello praticamente di evitare il parcheggio selvaggio in quella bellissima strada. Non può essere consentito né dall'amministrazione, ma devo dire nemmeno dall'opinione pubblica, e in questo caso l'opinione pubblica mi deve aiutare nel non permettere parcheggi selvaggi in quella strada. Noi potevamo mettere dei dissuasori normali, tipo quelli che ho visto avanti a Roma. Si tratta di paletti, soliti paletti che rendono indecorosa, svolgono la funzione di dissuadere il cittadino a parcheggiare sul marciapiede, però sono brutti. Quindi noi abbiamo pensato a una soluzione alternativa, quella di dissuadere il parcheggio selvaggio e contemporaneamente rendere più bella la via Fratelli Testa.